Meglio un giorno da leoni che 100 da pecora. Ma sta minchiata, no? Allora, io giro su internet e vedo sempre le famose fazioni, no? Chi dice che è bianco, chi dice che è nero, chi dice che quando stai male ti devi prendere un pacco di medicine così per curarti, c'è chi dice che invece devi stare a digiuno 47 giorni senza mangiare, senza bere, con con il fango, con la creta sulla fronte. Io non riesco a capire su internet, c'è questa, chiamiamola così, divisione, come se il sistema ci avesse in qualche modo divisi, ma quello che più mi fa pensare è che forse non è che ci ha diviso il sistema, siamo proprio noi che siamo scemi proprio con la E aperta, siamo scemi, cioè, e vi dico anche il perché, cioè si parla di medicina. Allora, io faccio il video e dico, che ne so, io quando sto male comunque non evito di non mangiare, perché se mangio il bolo alimentare che scende giù, il corpo che è intossicato discioglie tutte le tossine nell'alimentazione del bolo alimentare, fa da veicolo e si espelle tutto quello che non serve, comprese le tossine. Quindi il non mangiare significa che tu le tossine non le puoi espellere da nessuna parte. Non le puoi buttare da nessuna parte queste tossine. Dove le butti? Se non mangi, non vai al bagno, non fai pipì, non fai niente e quindi rimangono tutte dentro queste tossine. L'unico veicolo potrebbe essere il sudore, ma se fa freddo neanche sudi. Sul video precedente è successo un macello, perché no, perché così, no, perché colà. Raga, allora, non è che sto parlando che se c'hai un tumore mangi o non mangi, io credo che il tumore venga da altri motivi, però non è questo il centro di quest'altro video che sto facendo. Il fulcro di questo video è che ci stanno sempre due fazioni, le persone equilibrate sono sempre di meno, sono sempre meno queste persone equilibrate che dicono no, aspetta, spettro. Non ci vogliono né 45 giorni di digiuno senza mangiare, senza bere come a Fantozzi quando fece la dieta, e né tantomeno il pacco di medicine che non serve a niente. Se tu stai indisposto, dico io, evidentemente il tuo corpo ha delle problematiche che vanno risolte. Poi varia da corpo a corpo. Anche quando si parla, che ne so, di politica, ci sono sempre due fazioni, fateci caso, le due grandi fazioni di internet, che c'è quello che dice no, perché se tu stai male ti devi sparare la chemioterapia, il 99%, se non vado errato, 98, 95% di chi fa la chemioterapia schiatta, schiatta, ma che parlate a fa allora? Dicevo, fai la chemioterapia, c'hai un coefficiente di morte dell'1, 2, 3% massimo. Minchia, funziona la chemioterapia? No, la chemioterapia che cosa fa? C'ha un coefficiente del 95% che schiattano e parlano pure. Parlano pure! Ma se tu metti il fango, sei un cialtrone, tu che prendi una persona che sta male, ci metti il fango in testa, cioè sei un cialtrone, ma tecnicamente la possibilità, quello potrebbe essere un placebo, ed è scientificamente provato che il placebo funziona, perché quando fanno, come si chiama, il controllo a doppio cieco, non mi ricordo come funziona, cioè loro inventano una medicina, ok? Inventano una pasticca, prendono una pasticca placebo, cioè con lo zucchero dentro e basta, con l'acqua fresca, ok? Queste due pasticche le danno al malato, ok? Su 10 malati la cura ne ha curati 8, per ipotesi. Il placebo ne ha curati 9 certe volte, anche 10. Quindi questo fango, questa argilla che tu metti in testa, può funzionare.
può funzionare. Certo, bisogna stare attenti alle cure estreme, perché 40 giorni di digiuno possono essere pericolosi. Però non si va da un estremo all'altro, o sono cialtroni quelli e siamo santi noi, o siamo cialtroni noi e sono santi quelli. Non esiste, non esiste. Il placebo può funzionare molte volte, ma può non funzionare. La medicina può funzionare molte volte, ma può anche non funzionare. Allora spiegatemi, se ho detto la stessa cosa per le due cose, ma che differenza c'è? Cioè, è questo il concetto? È questo il concetto? No! Io ho ragione, io la scienza, e basta con sta scienza, basta, fanno le cure, schiattano lo stesso. Ma dove sta l'onnipotenza di questa scienza, di questa medicina? Ma dove sta? Cioè, è questo che io mi chiedo, è questo che io mi chiedo. Se mi dovessi ammalare io di tumore, ma chi se va a toccare? No, dice il proverbio, no grazie, guarda, posso morire da solo, so morire da solo, non c'è bisogno che mi fai morire tu. Cioè, io la penso così, perché meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Sì, ma fosse almeno un giorno da leone e fossero almeno 100 giorni da pecora. Qui è uguale, o chemio o la fanghiglia in testa, non è che cambia tanto a livello numerico sui morti, cioè fanno le discussioni sul niente in televisione, no perché tu hai ucciso mio figlio perché ci hai messo il fango in testa e l'ha curato come un santone. Però quelli che dicono mio figlio è morto perché ha fatto la chemio, faccio come quell'attore italiano, plin plin, e là non va bene più. Plin, là non va bene più. Allora è inutile fare due fazioni, il sistema ci vuole divisi in due. Meglio 50 giorni da orzacchiotto, no? Anziché un giorno da leone o 100 da pecora, ci sta anche, come diceva un altro attore, 50 giorni da orzacchiotto. Il napoletano, non mi ricordo come si chiama lì, l'amico divino Daniele, però per dirvi, no, cioè esiste una via di mezzo, no? Ma svegliatevi, anzi, svegliamoci, anzi, risvegliatevi e risvegliamoci, esiste una via di mezzo, no? Certo. Il digiuno fa bene, fa male? Se fai 45 giorni di digiuno schiatti, esplodi, giusto? Se fai un giorno di digiuno può essere che ti aiuta a spurgare un po' sto corpo, perché non mangiando il corpo accelera le funzioni del resto del corpo, non sta a badare sempre la digestione, e un giorno di digiuno ti può disintossicare, cioè scrostare, poi magari il giorno dopo mangi, perché poi fa da veicolo e butti tutto fuori. La chemioterapia è veramente così deleteria? No, in certi casi anche la radioterapia, per esempio, come diceva un dottore alternativo come Simoncini diceva sempre che col bicarbonato non si può curare il cancro alle ossa, perché le ossa non sono sufficientemente irrorate. Quindi può essere, anche perché nelle terapie di chemioterapia, ok, state a sentire e verificate quello che vi sto dicendo, nelle terapie della chemio, nei cicli di chemio, è compreso anche il bicarbonato. Si fanno delle inserzioni, delle punture, delle flebo di acqua e bicarbonato. Loro dicono per compensare la chemio, eccetera. Ma quello, oltre a compensare, potrebbe essere pure per compensare la chemio, ma quello fa anche la sua funzione contro il tumore. Quindi, cioè, 50 giorni da orzacchiotto, no un giorno da leone, 100 da pecora, o mezzo da coccodrillo. Ma che cacchio, ma... cioè, Dividi ed impera, ma qua il sistema sta così. Siamo noi che ci dividiamo sempre, siamo noi che quando quello dice che è bianco noi dobbiamo dire che è nero, siamo noi che siamo così schiavizzati mentalmente e da soli ci auto... Se tu prendi una persona in galera, che c'ha 10 anni di galera, la fai uscire, ma quella quando esce fuori fa così, ma dove sto? No, aspetta, ritorno in galera da solo. È così che io vedo le cose.
50 giorni da orsacchiotto. No, un giorno da leone, 100 da pecora. No, il bianco e il nero. In mezzo ci sono i colori dello spettro. È questo che io ho sempre detto. Ecco perché a me piace lo spettro, l'arcobaleno, lo spettro solare. Perché tu vedi la luce bianca, oppure quando non c'è vedi tutto nero. La luce o è bianca o è nera, ma ci sta una serie di colori. Vabbè, spettro, abbiamo capito, stanno i colori. No, 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 non hai capito niente. I colori stanno stessi nella luce bianca. Il bianco si forma grazie ai colori. D'accordo? Quindi non esiste una soluzione. La schianza, la chemioterapia, 95% schiattano, schiattano. Santoni truffatori prendono il fango, lo mettono in testa 45 giorni, schiattano lo stesso. Quando mi trovate una soluzione globale che dice spettro, guarda, il 100% delle bevi questo, sei malato? Come stai? Fresco come una rosa, sto benissimo, abbiamo trovato la cura. La cura deve dare il 100%. No che una cura cura solo il 5% dei malati perché la chimica non funziona, oppure il fango sulla testa cura solo il 5% dei malati e perché è soltanto un placebo o che ne so, altre soluzioni di questo genere. Quando una cura curerà il 100% dei malati, sarà degna della mia considerazione. Quindi evitate di dire ma la scienza, una pasticca, non cura mai il 100% dei malati, come anche i santoni, perché i santoni non è che non curano, anzi, i santoni secondo me, sono tutte ipotesi, sono tutte ipotesi, qui su internet si parla, i santoni secondo me curano e come curano, e come curano, anzi, vi posso fare anche un esempio, mangio i funghi, spaghetti, la carne, che mi importa? Tanto ci sta la chemioterapia, se mi ammalo di tumore poi, oddio, mea culpa, ma mi prendo le medicine e mi curano. Non è così, non è così, non è così. Riflettete, riflettete. Siamo noi stessi che ci stiamo dividendo su questa piattaforma internet. Stiamo facendo sempre due fazioni. Sono rare, rarissime le persone equilibrate, equilibrate che entrano in chat e dicono: Spettro, per me, però sì, c'hai ragione tu, c'hai pure ragione quell'altro, perché alla fine non è proprio una soluzione estrema, non è proprio un giorno da leone, 100 da pecora. 50 giorni da orsacchiotto, cioè la soluzione sta al centro, sta al centro. Purtroppo qua si tende sempre a dividere, ma qua il sistema non fa nessuno sforzo perché è automatico. Stesso nel bar, io ho notato le chiacchiere da bar, uno parte, c'è sempre la contropartita, la controfazione, e alla fine, se tu osservi dall'esterno, ci sono sempre due facce, è una cosa a due blocchi. È raro vedere qualche persona stabile di mente che dice: No, aspetta, non è né bianco né nero. In mezzo ci sono i colori dello spettro. Un saluto, ragazzi, vi voglio bene.